Siamo in galleria, i ragazzi lo vedete hanno il pallone in mano, un pallone che praticamente non utilizzeranno all'interno di questo posto. Oggi mi sembra che si ripristini un momento per tutta la galleria, ma per la città tutta, per i turisti che vengono, con l'istituzione di una diciamo permanente figura di chiaramente la Polizia Municipale in galleria. È una cosa straordinaria. Assolutamente sì, questo è un segnale molto importante che viene dato alla cittadinanza. Speriamo che dia sicuramente i suoi frutti e che questa galleria ritrovi un briciolo di serenità, perché come sappiamo tutti, insomma, è travolta da un degrado decennale, anzi ventennale, perché sono 20 anni che in questa galleria non c'era sorveglianza. Speriamo che l'esperimento poi abbia un seguito anche fuori di qui, perché anche qui via Toledo, piazza Plebiscito, tutto il circondario è travolto da degrado e da un'aggressione al patrimonio, ai monumenti, che sicuramente non fa piacere alla cittadinanza e a tutta la città di Napoli in generale. La galleria ha bisogno di normalità, ha bisogno di essere assistita H24. Quanto è complicato tirare dal cilindro tanti vigili? È complicato, perché i vigili, il numero è quello che è. Quindi le esigenze sulla città sono molteplici, la richiesta è altissima. Certo, assistita, nonostante vi sia un sistema di videosorveglianza, c'è anche la necessità di mettere un presidio fisso. Per noi va bene, però non va bene per, è un po' la sconfitta un po' per tutti, perché dobbiamo presidiare un bene, una bellezza frequentata dai turisti per l'inciviltà di pochi, ed è veramente, questa è l'amarezza. Ma comunque noi andiamo avanti, estendendo il servizio anche creando un drappello ad hoc, in modo che possa così essere svincolato dalle altre esigenze di controllo del territorio e possa dedicarsi esclusivamente a presidiare la zona della galleria, piazza Trieste e Trento, piazza Plebiscito. 12 persone sono tante. 12 al giorno. 12 al giorno, naturalmente, qualora vi fosse necessità, vi sarà l'intervento delle altre pattuglie in turno in quel momento. Sono tante, sono 12 persone che comunque in precedenza si occupavano di viabilità o di polizia amministrativa. Vigili in galleria 24 ore su 24, siete soddisfatti di questa iniziativa? Increduli, ma soddisfatti. Si festeggia in Galleria Umberto di Napoli dopo anni di vandalismi, furti, incendi, danni alla pavimentazione artistica e impalcature. Residenti e commercianti hanno ottenuto la sorveglianza dei vigili urbani 24 ore su 24. Due uomini a turno durante il giorno e tre la notte, preferiti alla chiusura con cancellate. I cancelli è stata una provocazione, sinceramente, perché non credevamo che avessero accettato di sorvegliarci notte e giorno. Sicuramente a noi fa più piacere, anche perché le varie attività della galleria si tratterranno anche oltre le 8 di sera per far vivere la galleria. Il presidio fisso è stato istituito in consiglio comunale lo scorso 30 aprile, dove la maggioranza ha votato a favore dell'emendamento proposto dal PDL. Era qualcosa che effettivamente la città aspettava. Oggi la cosa che ci dobbiamo augurare è che il servizio dei vigili urbani non sia soltanto per il centro della città, ma che interessi anche le periferie napoletane. Con i vigili urbani, gli occhi elettronici delle due telecamere di videosorveglianza rimesse in funzione, collegate al 112 e 113 e presto alla stessa centrale operativa della Polizia Municipale. Prossimo passo, trovare un locale all'interno della galleria e istituire un drappello di zona. Il servizio però comunque io ho intenzione di estenderlo anche all'esterno della galleria, verso poi il Teatro San Carlo, piazza Trieste e Trento, eccetera. Naturalmente devo fare un attimino i conti, tra virgolette, con le risorse, che sono sempre esigue rispetto alla richiesta dell'utenza.